bellissima iniziativa. Durante il lockdown le persone erano in preda alle emozioni più violente e hanno dipinto, hanno prodotto arte. E quest'arte ora è diventata una rubrica del TGCOM e confluirà anche in un libro della Mondadori. E quindi tutte le esperienze, le emozioni negative, tutte le paure, tutte le tristezze, in qualche modo attraverso l'arte trovano una trasformazione, anche una riabilitazione, anche quando tu lasci sul foglio qualcosa, ti liberi, diventa un oggettivo la tua creazione, te ne stacchi. È una bellissima cosa, vero? E lui che è bravo. Salvo Núñez, era ora che qualcuno, l'idea è sua, bravissima. Che qualcuno trasformasse un periodo cupo, torbido di schiavitù in un momento di liberazione. Il trasformare il periodo cupo e pericoloso della chiusura in manifestazioni artistiche sia veramente la fine dell'epoca buia, ma non soltanto della chiusura. Per me è la fine di un'epoca, cioè la pandemia ha chiuso un'epoca non sempre felice, non sempre indovinata, un'epoca un po' di follia e di sconsideratezza a livello mondiale. E quindi questo momento di riflessione, questo momento di approfondimento trasformato in arte, io sono convinto che sia un segnale di ripresa e abbia dentro un'energia che forse prima non ci sarebbe stata.